È una marca che mi è sempre piaciuta, sinceramente. Quindi quando ci hanno detto che avremmo avuto Kendall ero molto molto felice, perché secondo me è una marca molto valida. Diciamo che questo modello che ci hanno dato l'anno scorso, quest'anno lo stiamo usando molto di più. È un po' l'insieme tra quello che usavamo prima per le gare piatte, che era molto più reattivo, e quello che usavano le magrolone per la salita. Questo è un po' un insieme, quindi va bene in ogni situazione. In discesa è veramente una bici molto rigida, reattiva, mi trovo veramente bene. Comunque anche in salita, rispetto a quella che usavamo prima, tipo noi velociste o così pazziste, in salita senti molto di più la differenza. Il modello precedente aveva tipo il telaio qua che era molto più largo. Secondo me anche tipo giornate di vento che senti comunque, sai, quando ci sono raffiche di 30-40 all'ora dicono tutti sì, le ruote alte fanno differenza. Secondo me è un telaio che così, non so, sono 10 centimetri, fai più uno di 15 e come le ruote lo senti sbacchettare moltissimo. Quindi anche in una discesa o in giornate ventose la differenza la senti il culo. All'inizio era più difficile perché, sai, in gruppo non tutti ce l'avevamo, quindi la frenata era completamente diversa, magari eri in discesa a 80 all'ora, quella davanti ovviamente con i freni tradizionali iniziava a frenare 100 metri prima, tu con questa puoi staccare gli ultimi 50 metri, quindi era un po' più pericoloso. Però adesso che ce l'abbiamo tutti, anche in gruppo c'è più sicurezza. Spettacolare, è veramente come dai una pedalata, appena ti alzi sui pedali senti davvero la bici che va via, quindi è molto molto valida. Sì, anche tipo in salite con tornanti, ok, io che non sono una scalatrice comunque ne sento il beneficio. Questo pezzo che è molto ristretto e molto compatto permette alla bicicletta di la senti proprio tua, anche nei rilanci senti veramente che la forza che dai sui pedali parte proprio da qua dietro, nel baricentro, e parte subito, come parti te, lei ti viene subito dietro. Come aerodinamica, quest'anno che abbiamo avuto questo manubrio anche, secondo me abbiamo guadagnato ancora qualcosa. Poi io sono una di quelle che guida molto molto bassa, non so perché. E infatti si può anche tipo in questo manubrio qua giocare un pochino con un anellino per abbassarlo ancora un po' di più. È la prima cosa che ho fatto con il manubrio nuovo. Però secondo me anche come aerodinamica è molto molto valida. Ce l'hai proprio sotto, cioè la senti proprio tua, molto molto fissa tra tutto il tuo corpo, cioè proprio una parte di te praticamente.